Bene, era ora che mandassero qui qualcuno ad aiutarmi. Diavolo, la situazione è critica. Hai capito? Critica. Bisogna agire in fretta. Mi chiamo Carson e lavoro al pozzo. Stavo ispezionando degli strumenti quando un clan di predoni ha fatto irruzione e razziato il posto. Ne sono uscito vivo per un pelo. E ora vogliono avvelenare la nostra scorta d'acqua. Sai cosa significa? La morte della città. Non possiamo permetterlo. Che diavolo. Dobbiamo occuparci di quei predoni e tu sei la nostra unica speranza. Bene, ferma i colpevoli e recupera quella tossina prima che... Ci hanno assaliti! Spucati dal nulla! Deve aiutarci! Ci sono alcuni predoni dietro là! Usa quei dardi elettrici! Fa quello che puoi! Un lavoretto facile, Luigi! E quello che...
Ma che diavolo! In arrivo! Venite qui, mi serve aiuto! Con me! Mi muovo! Yeah.
questo qui. Porta quella tossina fuori di qui. Ottimo lavoro, amico mio. La prossima volta quei predoni ci penseranno due volte prima di farci morire di sete. Dannati droni dell'autorità! È incredibile che tu sia tornato vivo. Hai appena salvato un'intera città da morte certa. Quei maledetti ci penseranno due volte prima di riprovarci. Riguardo a quella tossina, non so che cosa sia, ma so per certo che non è innocuo. Dovrebbe vederla il vecchio Kvasir. Forse sa di cosa si tratta. Io so solo che non la voglio tra i piedi. Troppo pericolosa. Devi portargliela. Forse saprà. Sta lavorando sodo per risolvere il problema. E io vi do la mia parola che presto tornerà tutto alla normalità. Vuoi dare un'occhiata? Ho della ottima merce.
È un piacere fare affari con te. Ehi, che... Forse ti chiedo troppo. Grazie ancora dell'aiuto. Salve di nuovo, amico mio. Sì, amico mio. È tempo di analizzare esattamente ciò che hai con te. Fammi dare un'occhiata. Ah, interessante. È roba molto potente. I predoni stanno diventando più ingegnosi. E questo? Aspetta. Forse... Un attimo. Lasciami provare una cosa. Guarda un po'. Forse ci siamo. Ah, sì. Devi sapere che mi hai portato qualcosa di grande interesse e notevole potenza. Ho lavorato giorno e notte per creare una nuova arma per la resistenza che obbligherebbe persino l'autorità ad essere più guardinga. Ho avuto un parziale successo, iniettando semplici catene di nanotriti in un soggetto, rendendolo quindi controllabile, anche se con durata limitata. Purtroppo la cavia controllata alla fine raggiunge il limite di carico nanotrita e poi esplode. Instabile e di breve durata, ma seppur da perfezionare, molto promettente. Ora però questa tossina che hai avuto l'illuminazione di portarmi cambia tutto. È proprio quello che mi serve per completare la formula.
Devi darmi solo un momento. Ah, sì, ecco qua. Perfetto, davvero perfetto. Ora, lascia solo che te li prepari e potrai prenderli. Questo è un giorno importante per la Resistenza, amico mio. Ed ecco qua, un campione di dardi per il controllo mentale, sufficienti alla Resistenza per l'uso e per il collaudo. Dovrebbero riuscire a replicare la formula per produrne altri. E ora è qui che entri in gioco tu. Cerca la mia amica Elizabeth Cadence. La trovi al bar di Wellspring. Bene, abbi cura di te, amico mio. Non lasciare che i dardi finiscano nelle mani sbagliate. Sono passate delle pattuglie. Dov'è Otto? Fammi indovinare. L'ho visto. Vuoi giocare a carte? Ora è sparito. Scommetto che c'entra si l'autorità. Vince, si perde. Lo una decide parola una di troppo semplice carta. Puff, uno in meno. Spero di incontrarti di nuovo. Hai qualcosa da parte di Kvasir? Non è sicuro parlare qui. Seguimi. Di qua. Il bar non è sicuro. L'autorità ha orecchi ovunque. Chiunque potrebbe essere una spia. Avrai certamente molte domande, ma adesso non è il momento. Ti teniamo d'occhio sin dall'inizio. Molti come te si sono alleati con l'autorità, così ho dovuto assicurarmi che non cadessi vittima della propaganda di Cross prima di parlarti di noi, la Resistenza. Ti sei fatto una certa reputazione tra i vari coloni. Alla Resistenza uno come te farebbe comodo per una missione importante. Il Capitano Marshall è stato fatto prigioniero e confinato nella vecchia prigione. Non so per quanto lo terranno là, e non abbiamo tempo per chiamare qualcuno con la tua esperienza che ci aiuti a liberarlo. Non possiamo lasciare che lo trasferiscano nella capitale. Per la Resistenza sarebbe un colpo devastante. Ecco quello che ho bisogno da te, straniero. Salvare Marshall prima che sia troppo tardi. Bene, ti servirà questa scheda di accesso. Ti farà superare l'ingresso del perimetro, ma stai attento a eventuali enforcer. L'autorità ha potenziato le difese della cattura di Marshall. Oh, e non dimenticare di usare i dardi mentali che ti ha dato Kvasir. Gli enforcer sembrano dei robot, ma sotto quelle corazze sono esseri umani. Buona fortuna. Fammi indovinare. Vuoi giocare a...
Te la cavi bene con quelle armi. Spero resistenza. Di rivederti presto. Spero che non abbia cantato. Ma certo. Vuoi provare il tuo mazzo contro il mio? Pensi che il tuo mazzo sia meglio del mio? Vediamo. Dammi bene. Devo restare qui. Ci rincontreremo nel seminterrato. Vuoi provare il tuo mazzo contro il mio? Si vince, si perde. Lo decide una semplice carta. Ottima giocata. Spero di rivederti. Questa città ti deve molto, amico. Non cercare altrove, il meglio per il tuo veicolo è qui. Ti piace qualcosa? Lieto di fare affari con te. La città di Gambarrel nelle terre meridionali. Questa nuova rotta commerciale sarà di grande beneficio per tutti noi.
Lavorare insieme è utile per ogni singolo cittadino. Rende la nostra